Alessandro, non ci si aspettava una passeggiata e infatti non lo è stata. Chiusi si è rivelata una formazione di grande talento che ha cercato in tutti i modi di strappare oggi la vittoria, ma alla fine proprio nei secondi finali è arrivato quel più due fatidico della più. Sì, credo che questa sera innanzitutto onore a Chiusi e veramente complimenti per questa prestazione. Probabilmente una delle poche squadre che è riuscita a imporre il proprio ritmo qua al Carnera quest'anno, quindi complimenti a loro prima di tutto. E, però per l'ennesima volta questa squadra ha dimostrato di avere un'anima e questa sera probabilmente abbiamo giocato una delle partite più sporche e meno belle della stagione, però con le unghie e con i denti siamo riusciti a portare a casa gara 2, che era il nostro obiettivo. Ci toglie una curiosità, cosa vi siete detti sulla sirena finale? Ma sono cose di spogliatoio, preferisco tenermele per me, però comunque, come ho detto prima, questo è un gran gruppo fatto da grandi uomini. Questa sera siamo riusciti, non so per quanti minuti siamo stati sotto, ma credo veramente 39 minuti, e nell'ultimo minuto siamo riusciti a fare una difesa in più, a fare uno scivolamento verso il compagno, e credo che in fin dei conti nei playoff è quello che conta. Per te una serata da festeggiare in tutti i sensi, si era aperta con la consegna del premio come migliore italiano della regular season, si è conclusa col titolo di MVP dell'incontro con 18 punti. Sì, innanzitutto permettimi di ringraziare tutti i compagni e lo staff che mi hanno permesso di raggiungere questo riconoscimento. E non sono parole banali, ma veramente senza di loro non sarei mai probabilmente riuscito a raggiungerlo. E festeggiare appunto un premio individuale con una vittoria del genere penso sia la serata perfetta dopo una partita del genere, quindi ci godiamo appunto questa gara 2 e da domani pensiamo a gara 3 a Chiusi.